Presidente Mainini, una serata importante per ricordare quanto è importante la memoria, quanto ci si dimentica di stragi, come in questo caso, stragi umanitarie, sono passati 18 anni, non si può dimenticare. Beh no, non si può dimenticare perché noi siamo un po' immersi in un clima di morte. Dopo la pandemia abbiamo una guerra, però questa sera non voglio dire che è stata una serata in cui abbiamo parlato di morte. Certo, l'esperienza dello tsunami è stata una morte per centinaia di migliaia di persone. Ma è un'esperienza di vita questo libro, il libro scritto da Carlo Maria Oddo. Una vita che cambia, Krabi diventa quel tatuaggio in trasformazione della sua esistenza e ce lo spiega nel dettaglio. Questo è un libro certamente intriso dell'odore della morte, ma che viene sovrastato dall'odore della vita, di quella che rimane dopo esperienze di questo tipo, di quella vita che comunque ti trasforma e quindi di quella morte che ha un valore catartico proprio perché si trasforma in desiderio di vita. Ecco, cosa porta e porterà nel cuore del libro del colonnello Oddo? Porto nel cuore questo grande messaggio di leggerezza nonostante la pesantezza della morte. Non è esorcizzandola, cioè non è non parlando della morte che la morte non c'è. Un giorno io ho perso una madre molto, molto giovane, mi disse un amico, ma il senso della vita non è che non muoiono, il senso è accompagnarli. Ecco, la tragedia di Krabi è la tragedia di un morto non accompagnato perché è di colpo, tu stai trascorrendo dei mesi, un momento felice il 26 dicembre del 2004 e la natura si rivolta e quindi muori. Però devo dire che da questa esperienza così cruda, così forte, così narrata nel particolare drammatico, nasce un grande messaggio, cioè il gnosis te auton che abbiamo sentito, il conosci te stesso, significa guarda che in fondo parlare di morte può essere anche un messaggio di vita, cioè di quella vita che tu ti devi godere fino in fondo, finché c'è, perché non è detto che tra un attimo ci sia. Intanto il centro studi non si ferma, andiamo avanti con eventi, insomma sarà una stagione piena. Sì, assolutamente, come sempre la prossima tappa sarà il 31 di maggio con le nuove guglie Carlo Tognoli e poi il 6 luglio il grande evento degli ambasciatori, quest'anno all'aperto al giardino Carlo Tognoli, quindi io credo che siamo veramente in super voglia di vita. Grazie mille. Grazie a lei.